Salve, anche quest'anno c'è l'appuntamento con la kermesse del jazz, quella più storica, più antica, della Ionica, che è lo Ionio Jazz Festival, è la 14ª edizione. Siamo orgogliosi chiaramente di essere ospitati dal comune dove tutta questa avventura ha avuto origine, e devo dire ha fatto anche in qualche maniera scuola sul territorio provinciale, dove anche con piacere abbiamo visto che si sono moltiplicate le iniziative di questo tipo, spesso anche adottando il nostro modello del percorso all'interno dei centri storici per andare a riscoprire le bellezze, diciamo, architettoniche, paesaggistiche, per offrire anche un'accoglienza adeguata, come è nostra abitudine. Quest'anno noi siamo già partiti con un appuntamento a Manduria, ne abbiamo fatto un altro all'Oasi dei Battendieri, sulla Circumar Piccolo. Chiaramente il momento più epicentrico, storico, è quello di Faggiano, diciamo il luogo dove viene messa la punta del compasso che allarga poi l'azione complessivamente su tutto il territorio dell'arco ionico, abbracciando sia la penisola salentina, sia il territorio ionico, ma anche spingendosi verso i territori della Basilicata e della Calabria. È un progetto territoriale, senza dubbio, è un progetto territoriale che abbraccia, ripeto, una porzione importante del territorio pugliese, lucano e calabrese, e che offre una vetrina di artisti, di proposte artistiche, musicali, culturali di assoluto prestigio. La nostra storia lo racconta, come dire, oggi si dice i feedback, l'approvazione, la considerazione verso la nostra esperienza è talmente, diciamo, lusinghiera, che abbiamo raccolto complimenti in tutta l'Italia, un po' da tutte le parti, stabilendo dei rapporti di fiducia e di reciprocità anche con altre realtà di festival importanti. Ecco, quest'anno l'appuntamento in qualche maniera ricalca la tradizione storica, cioè quello di dipanarsi all'interno del circuito del centro storico con due concerti che partiranno pressoché in simultanea nella prima parte della serata, e che saranno anche occasione per, oltre che per sentire, per deliziarsi con la musica, ma anche per offrire la giusta attenzione a delle attività commerciali che insistono nella zona e che possono essere utilizzate qualora qualcuno volesse passare a tutto tondo qualche ora insieme a noi per diciamo, accompagnarsi frugalmente con le nostre specialità locali. Ecco, io vorrei cogliere ancora una volta l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, ma non per piaggeria come spesso si usa fare o per maniera, ma perché è preciso che è una tradizione consolidata, ma sin dall'inizio questa amministrazione in maniera lungimirante ha inteso puntare anche su questa manifestazione, ritenendola come un volano di attrattivo, di promozione del territorio, di competenze. Non solo, sostenendoci anche in ragione anche, diciamo, della grandezza del paese in maniera importante. Non succede spesso, lo sappiamo, però ecco, il nostro è un grazie sentito, e attorno a questa vicenda io ripeto, voglio ringraziare anche la popolazione di Faggiano stessa, che sempre si mette a disposizione con in tutte le forme, in termini di accoglienza e di ospitalità. Questo è lo Ionio Jazz di quest'anno, che oltre alla musica offrirà anche momenti di contaminazione artistica con altri linguaggi espressivi, tipo la pittura, tipo le maioliche artistiche, tipo l'artigianato di pregio. Sarà una bella occasione, e vi invito tutti a poter venire a fare un salto il giorno 10 a Faggiano, quindi il giovedì 10 agosto, per passare una serata all'insegna della grande buona musica jazz. Noi ci occupiamo esclusivamente di jazz, le nostre proposte sono jazz, con concerti assolutamente gratuiti, vista la presenza e il sostegno importante dell'amministrazione pubblica e dell'ente pubblico comune di Faggiano. E che dire altro? Vi invito a venire numerosi e a trascorrere
qualche ora con noi in piacevole compagnia. Poi ci saranno anche altri appuntamenti, per esempio oggi stesso in contemporanea siamo anche presenti, parlo del 9, quando registriamo il giorno 9, siamo a Monte Giordano Ionico, saremo il 16 a Poggiardo, in provincia di Lecce, e poi il 18 a San Giorgio Ionico in collaborazione con l'Arci di San Giorgio Ionico, dove avremo una guest anche molto 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 importante, un concerto assolutamente interessante con Rosario Giuliani, che è uno dei sassofonisti più grandi in circolazione. A Faggiano noi il giorno 10 ospiteremo Robert Donisolo e un'altra voce come fiato, intendo dire, come sax di assoluto livello, di assoluto prestigio, una delle star vere che diciamo in circolazione sono assolutamente apprezzate. Ci sarà da divertirsi, ci sarà da deliziarsi. Grazie e vi invito ancora a venire. 14ª edizione dello Ionio Jazz Festival, naturalmente onorati di continuare ad ospitarlo, perché vede nella musica jazz una musica di nicchia, una musica particolare, una musica che viene apprezzata oramai da tanta gente. E ne è la conferma le tante telefonate che sto ricevendo dalla provincia per la cosa diciamo più semplice, dove poter parcheggiare nel nostro paese. Quindi questo mi fa piacere, questo mi fa capire che stiamo andando sulla strada giusta, che questa è una musica particolare. E devo dire grazie al presidente, a Piero De Quarto, che imperterrito continua ad organizzare questa bella manifestazione. Una bella manifestazione che vede riempire il nostro centro storico, il centro storico di Faggiano, che a mesi daremo ancora più lustro, rifaremo tutto, ma la musica jazz soprattutto è quella musica particolare per persone particolari, e quest'anno vede ancora di più l'aumentare il numero dei palchi, perché avremo 3 postazioni, quindi promozione ancora migliore della musica jazz. Quindi ancora ringraziando Pio De Quarto, ringrazio i cittadini di Faggiano, se sicuramente creeremo qualche piccolo disagio per la viabilità, ma credo che ne valga la pena avere questa giornata che voglio ricordare, è il 10 agosto, cioè domani, tanta bella musica nel nostro paese. Quindi siamo orgogliosi di ospitare e colgo l'occasione, grazie a Teletrio, grazie a Pasquale Ficocelli, per invitare tutti coloro che ci stanno seguendo a godere insieme a noi di questa bellissima giornata da trascorrere nel nostro centro storico insieme alla musica jazz. Buongiorno a tutti, un saluto al patron dello Ionio Jazz Festival, Piero De Quarto, che è qui con noi in questa conferenza stampa. Ancora un'offerta culturale di grandissimo livello, questa dello Ionio Jazz, questa manifestazione che caratterizza il nostro programma estivo, un evento che è atteso per quest'estate, ma direi anche non solo per l'estate, un evento che viene aspettato, viene atteso un po' da tutti quanti, un evento che questo ente, noi amministratori, patrociniamo e ospitiamo con grande clamore. Rinnovando anche un'amicizia già solida con l'associazione culturale Ionio Jazz Cantieri Culturali, apprezzando anche un programma che torna, diciamo così, ad una formula consueta, quella di ospitare la musica all'interno delle vie del centro storico. Faggiano, possiamo dire tranquillamente, che è legatissima allo Ionio Jazz Festival. Siamo fieri che l'associazione abbia scelto appunto le vie del centro storico per propinare musica, una musica strepitosa, la musica jazz, che ormai, come ha detto il sindaco, piace un po' a tutti. Ormai è chiaro, lasciatemelo dire, che lo Ionio Jazz Festival crea credipendenza. E quanti sono venuti a trovarci negli anni passati credo lo possano testimoniare tranquillamente. E allora ben venga questa dipendenza. Faggiano è con lo Ionio Jazz Festival da sempre e lo sarà per sempre.
Il nostro paese domani avrà la fortuna di abbracciare tutti coloro che vorranno venirci a trovare, e lo farà utilizzando uno strumento che meglio conosce, la musica jazz. E quindi siamo sicuri che questa manifestazione ormai consolidata qui nel nostro territorio avrà un successo straordinario, ma è di fatto il successo che merita. L'obiettivo quindi di noi amministratori della stessa associazione è quella di coinvolgere la popolazione locale, non solo, ma anche quella di aprire il territorio, il nostro territorio, a quanti vorranno venirci a trovare. E lo farà in maniera straordinaria come sempre, quindi io vi aspetto, vi aspettiamo per la giornata di domani, 10 agosto, credo lo start alle ore 21, in piazza, nella piazza centrale per via del centro storico, quindi vi aspettiamo numerosi, l'ospitalità da parte nostra naturalmente come sempre non mancherà, grazie.